Ciucci. Spero che vi sia piaciuto, se non l'avete ancora visto andate a vederlo. Oggi vi farò vedere la mia collezione di Ciucci e di biberon. Allora, partiamo dai biberon. Come biberon io ho questi 5, non sono molti però vanno bene comunque. Questo della Avent con la tutella in silicone, che avete già visto in qualche video, per i bambini piccolini, che circa un mese così. Poi ho questo nuovo della Chicco, che mi è stato, cioè che ho comprato insieme a un ciuccio che vi farò vedere dopo. Vedete che è la tutela in silicone e questo, e questo è il ciuccio di Chicco. Poi questo pure che è di Chicco, infatti li ho messi vicini, che è così Chicco. Aspettate, non vedete molto bene. Vabbè, comunque qua c'è scritto Chicco e ci sono tutti questi disegnini, e la tettarella è in caucciù, quindi facile da magnetizzare. E ditemi se volete vedere un video di come magnetizzare il biberon. Poi questo che è Neo Baby qua, e ha questi gattini, topolini e funghetti vari molto carini, e la tettarella in silicone. Poi questo che mi avevano dato con Marco, che non è una marca, è semplicemente il biberon che mi hanno dato con Marco, che non uso mai per i video perché è molto realistico. Comunque così. E niente, adesso allora questo qui della Avent l'ho preso da Baby Boom, un negozio dell'usato per bambini, che però ha molte cose belle che non sembrano usate, che appunto sono in buonissime condizioni, e vi lascio sotto in descrizione il link del loro sito. E appunto questo della Avent l'ho preso lì dal Baby Boom e l'ho pagato mi sembra 2 o 3 euro, non mi ricordo bene. Poi questo della Chicco era insieme al ciuccio e l'ho pagato 5 euro. E questo sempre della Chicco era in promozione, l'ho pagato 5 euro. Questo qui mi sembrava di averlo pagato 6 o 7 euro ma non mi ricordo benissimo, comunque è super giù quel prezzo. E questo qui mi è arrivato insieme a Anna, quindi l'ho pagato con Anna, cioè con Marco. Allora, bene, continuiamo con i ciucci. Io li ho divisi per marca e anche un po' per forma. Iniziamo da questo, che questi due, che sono i ciucci che ho della sua Vinex. Uno è così e l'ho preso dal Baby Boom, e questo anche mi sarà costato 2 euro. Questo invece l'ho preso in vacanza e mi è costato 5 euro. Poi questi due della NAC, questo è della NAC e questo è della Tijex, però come forma diciamo sono molto uguali, cioè guardate sono praticamente identici. E allora questa della Tijex l'ho presa anche questa al Baby Boom e mi ha costato 1 euro. Guardate, bellissimo, con Minnie la manina, è così stupendo. E ovviamente questi ciucci sono tutti magnetizzati, anche se certi non funzionano molto bene. E poi questo che è della NAC, con questi disegnini e con questa magnetizzazione, che però non funziona bene. Poi questi due che non so la marca, ma li ho messi assieme perché sono simili di forma. Questo, guardate che carino, molto carino, è trasparente quindi non si vede molto bene, comunque magnetizzato ed è stupendo, guardate. E poi questo che ho comprato da Erika,
questo qua, stupendo. E questo qui mi è stato regalato, mi sono dimenticata di dirvi, questo qui mi è stato regalato e appunto questo l'ho pagato 1 euro. E poi questo qui l'ho pagato, mi sembra, 2 euro. Questo invece non lo so perché mi è stato regalato. Ok, poi questi due della mamma, almeno io non so bene che marca sia questo, ma credo della mamma, perché guardando i video di Reborn Baby Julia, la sua toddler usa questi ciucci super giù e vedo che erano della mamma. Non ne sono sicura, ma comunque lo metto nella mamma per ora. E vi lascio il canale di Reborn Baby Julia qui sotto in descrizione, così se volete dare un'occhiata, lei è una bravissima youtuber. E guardate, appunto, questi due sono della mamma. Questo, così, magnetizzato, che però non funziona molto. E questo che è tra i miei preferiti, perché è bellissimo e perché me l'ha regalato Greta, che è così ed è magnetizzato e a Chloe sta benissimo. Questi due ciucci mi sono stati entrambi regalati, questo da una mia amica e questo da Greta. Poi passerei a quelli della Kiko, che ho comprato tutti io. Partiamo da questo, che è l'unico che non è magnetizzato, lo devo ancora magnetizzare perché non avevo la calamita. E guardatelo, è così. Ok, lo vedete, è super giù, però vabbè, va bene così. Questo mi sembra di averlo pagato 7 euro. Poi questo, che è sempre della Kiko, questi sono i ciucci della Kiko, che è della stessa tipologia. E mi sembrava di aver pagato anche questo 7 euro, o 8, non mi ricordo bene. Comunque super carino, col coniglietto magnetizzato. E poi questo che è stato preso col biberon, infatti ha la stessa coroncina. Guardate, è bellissimo. Ed è magnetizzato e l'ho magnetizzato nel video scorso insieme a questo, quindi andate a vederlo. Poi ho questi che sono della Neo Baby. Guardate, sono bellissimi. Questo qui mi è stato regalato ed non funziona molto bene, ma è carino, con i pulcini verde. Poi questo che ho preso insieme a questo, e sono entrambi magnetizzati, solo che questo non funziona molto bene. Questo qua funziona meglio, questo. E poi della Neo Baby ho anche questo e questo, che ho preso assieme, sono carinissimi e magnetizzati. E questi due mi sembrava di averli pagati tipo 10 euro, non lo so, non sono sicura, non me li ricordo perché li ho presi tanto tempo fa. Poi questi due, che non mi ricordo però, cioè questi due però ve li avevo già fatti lei, ma non mi ricordo quanto costavano. Mi sembra 8 euro saranno stati, non lo so, non me lo ricordo. Questo appunto mi è stato regalato, questo qui. E come ultimo ciuccio da mostrarvi c'è questo che ho fatto io, bellissimo, cioè per me è bellissimo, poi magari non mi piace a tutti, però che è tutto completamente fatto in colla, quindi morbido ed è magnetizzato, quindi Chloe lo può tenere. Però non è molto realistico, quindi non lo uso mai per i video, ma da tenere per la collezione è molto carino, a me piace. E ci ho aggiunto pure un fiocchettino. E guardate, è davvero stupendo. Poi ha questo pezzo per attaccare la catenella, bellissimo. E quindi ragazzi, cosa dire, questo era il video collezione dei miei biberon e dei miei ciucci. Spero che vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, perché tra poco ci saranno delle novità e anche dei bei video e anche la sorpresa a 50 iscritti. E arriviamo a 75 iscritti per sapere la sorpresa a 100 iscritti. Quindi ragazzi, mi raccomando.
condividete questo video con i vostri amici, così che potete possiamo arrivare, possiamo crescere sempre di più come famiglia. E niente ragazzi, vi saluto e poi ditemi sotto nei commenti qual è il vostro ciuccio preferito, il vostro biberon preferito. E niente ragazzi, cos'altro dire? Ah, se volete vi dico i miei. Il mio ciuccio preferito per ora è questo, perché è davvero tenero, quello con la coroncina. E come biberon sempre questo, quello con la coroncina. Questi due assieme sono i miei preferiti. E poi vabbè, ci sono anche, c'è anche questo che mi piace un sacco, eccetera. Mi piacciono abbastanza tutti. Quindi ragazzi, niente, ci salutiamo, ciao, e al prossimo video, ciao!